Salve a tutti. Ciao a tutti. Nuova puntata di Italiani in Giappone. Oggi intervisto Federico, allenatore di pallavolo in Giappone. Oggi siamo a Shibuya. Tra l'altro questa è la prima volta che veramente che c'è qualcuno più alto di me. Dai, e che quindi devo tenere aperto, deve tornare più sulla macchina. Potrebbe. Federico, grazie per aver partecipato. Vedete, oggi siamo, come detto prima, a Shibuya. Se ti vuoi presentare al pubblico così. Io sono Federico Faggiani, faccio l'allenatore di pallavolo in una squadra di serie A maschile di pallavolo. Sono da 4 anni in Giappone, sono a Nagoya, nello specifico a Caria. Esperienza grandissima sto facendo qui in Giappone fino ad ora, quindi sono felice. Quante volte sei stato qua a Tokyo? Ci vieni spesso a Tokyo qua? Ma sì, dai, quando posso in pre-season o post-season faccio un salto da queste parti, Shibuya, Shinjuku, Roppongi, Asakusa. Ma ti piace Tokyo oppure no? Città un po' caotica, però molto bella, interessante, tante cose da fare, il cibo è meraviglioso in Giappone. Però la mia città preferita è un'altra, è Kyoto. A Kyoto? Sì. Ma ti è piaciuto subito oppure? Fin da subito, sì. Fin dal primo anno, nel 2018 quando sono venuto qua ero allenatore, non primo allenatore, quindi avevo un po' più di tempo, meno cose a cui pensare, tra virgolette, però in pre-season ho potuto viaggiare un po' e Kyoto comunque è rimasta da subito, mi ha impressionato quella dicotomia tra... No, tra tradizione, tra modernità. Certo, sì. Sì, modernità. Io ci ho messo qualche anno invece per farmi piacere Kyoto definitivamente, adesso mi piace tanto anche a me. Ma veramente è l'atmosfera, quello che puoi respirare là. Se non ci vai è difficile da descrivere. Perché sei venuto in Giappone? Com'hai fatto a venire in Giappone? Questa è la domanda che faccio a tutti perché. Ed è, sarà anche molto interessante dal punto di vista perché solitamente ho intervistato persone che in Giappone hanno scelto di venire per passione verso il paese. Sì. Tu invece perché sei venuto in Giappone? Beh, diciamo che io la passione è nata dopo. Ho ricevuto, io essendo allenatore di pallavolo a livello professionale, abbiamo offerte ogni anno. Ho avuto delle opportunità conoscendo dei altri colleghi giapponesi. Mi hanno proposto di allenare in Giappone, c'era questa opportunità, diciamo che all'inizio ero un po' recalcitrante, un po' paura. Recalcitrante è un bel cannarziana memoria, tra l'altro, sì, recalcitrante. Ero un po' spaventato, diciamo noi italiani poi, diciamo un po' questo stereotipo del Giappone, si mangia solo sushi, se tutto il solito, stereotipi che io odio e generalizzazioni che un po' no, non mi piacciono, alla fine ho accettato e ogni anno, ogni giorno diciamo che mi piace sempre di più, a partire dal cibo, cultura sicuramente diversa, totalmente un'altra dimensione, ma sono più i pro che i contro. Ma quindi sei comunque stato spaventato dell'arrivare qua, qual è la cosa che ti faceva più paura? Mi facevo domande del tipo che sistema andrò a vivere, in che tipo di cultura andrò a vivere, come affrontano certe situazioni, soprattutto nel lavoro. E soprattutto nel lavoro all'inizio, soprattutto il primo anno, è stato un po' complesso, soprattutto per quanto riguarda la comunicazione. A parte la comunicazione, ci sono molte differenze nel tuo settore tra Europa e Giappone? Nel settore della pallavolo, sì. Le differenze sono molte, dipende da che punti di vista parliamo. Diciamo, se parliamo di interazione, metodologie di lavoro, in palestra. Praticamente dicevi prima che la cosa che ti spaventava di più era proprio questa, cioè la tua incapacità magari di... Cioè una eventuale incapacità a comunicare con le persone locali. Ma assolutamente io ho un traduttore, ho un interprete, però la mia paura è sempre, tutt'oggi, quella di non sapere, di non poter, diciamo, trasmettere a pieno quello che io voglia. Anche e soprattutto penso dal punto di vista culturale, no? Perché sai, la lingua magari te la traducono e sei sicuro. Sì, perché poi... A volte si rischia, no, di tradurre e basta, ma serve interpretare. Il mio interprete Alessandro
fa un lavoro immane, perché poi tradurre i proverbi è una cosa complessa. Durante gli allenamenti io vengo, lavoro in una squadra di pallavolo che si chiama JTEC Stings, diciamo compagnia squadra. Lavorano per la Toyota, fa parte della Toyota Group, quindi puoi immaginare che ci sono alcuni elementi, alcuni aspetti che no, influenzano del toyotismo, no? Alcuni aspetti del toyotismo che a volte mi ritrovo, no, a lavorare con colleghi che ragionano in una maniera, quindi mi devo interfacciare e confrontare anche con queste cose. Non parlo solo di Kaizen, che poi alla fine Kaizen lo posso anche lo rispetto, il miglioramento continuo, tutte queste cose. Il problema è a volte una mentalità italiana non sempre converge. E qua infatti quello che dici adesso ci porta alla prossima domanda, che andiamo da qualche altra parte a fare. Okay. Federico, grazie, pro e contro di vivere in Giappone e le principali differenze culturali secondo te? Che ricordo, ora non l'abbiamo detto fino a, non mi ricordo se l'hai detto o no, ma sono 4 anni che vivi in Giappone. Sì, no? Questo è il mio 4º anno. Quindi insomma di già, diciamo, qualcosa inizia a... Però più passa il tempo meno capirai, te lo dico. Me l'hanno detto, Più però, diciamo pro e contro. Diciamo che fino adesso, se sono rimasto qua, innanzitutto c'è da dire che sono più i pro. E non parlo solo a livello lavorativo, le condizioni, la vita in Giappone. Un pro innanzitutto è una cosa che mi ha colpito è la sicurezza per le strade, diciamo il crimine, la criminalità, diciamo anche i borseggiatori, tu puoi stare sicuro, vedere ragazzi la sera che camminano per strada tranquille, da sole, i bambini piccoli vanno a scuola da soli, eccetera eccetera. Queste sono cose che se tu lo fai a Roma, dove sto io, diciamo la metro devi stare sempre attento, quindi questa, secondo la mia esperienza. La sicurezza infatti è quello che tutte le persone che ho intervistato, la prima cosa che dicono è la sicurezza. Sì, questa è una cosa bellissima, e tu puoi lasciare, cioè... Io sembra una cosa scontata, mi scherzo. Sembra una cosa scontata, però lasci un portafoglio, lasci una borsa, uno zaino, qualsiasi cosa, ti corrono dietro, oppure ti chiamano, oppure la polizia ti chiama e dice... Quindi questa è una prima cosa, è ottima. Mezzi, prendo treni e i treni sono una cosa fantastica. A me piace, che non è vero che non ci stanno mai ritardi, no, questa è una cosa che dobbiamo, secondo me, dire. Però a livello organizzativo è impeccabile, anche perché innanzitutto è molto facile, molto semplice. Sembra difficile, ma è molto semplice. Poi ci sono... io dico una cavolata adesso, mi viene in mente. A Roma, per esempio, tu c'è ancora obliteri il biglietto e poi c'è sto biglietto che alla fine non sa che farci. In Giappone il biglietto viene risucchiato dalla macchinetta e non sprechi né carta. E non lo butti in terra. Questa è una cavolata. Invece per i contro e differenze culturali che cosa... Contro... Diciamo, partendo dalle differenze culturali, proiettandomi dentro il mio mondo della pallavolo, ne dico una, la differenza, la cosa che mi ha colpito molto è come i giapponesi si divertono durante le partite. Questa è una, durante le partite di pallavolo nel palazzetto, il tifo è una cosa, è un tifo ordinato. È un tipo che rispetta l'avversario, è un tipo... Loro praticamente fanno un tifo una volta per uno. Una volta c'è la squadra di casa, fa il tifo, poi stanno in silenzio e poi vanno gli altri. Poi è una cosa totalmente diversa, che tu vedi gente in silenzio che aspetta che i tifosi avversari fanno il tifo. Poi questa è una cosa che mi ha colpito tanto. Questo però è un altro pro, eh? Lo so, questa è la differenza culturale, è un pro, sì. Contro, è un po' difficile dire contro. Contro forse è il fatto di questa sistema giapponese, modo di pensare loro che deve essere tutto preciso e tutto programmato, anche cose che non puoi programmare. Il fatto di poter programmare l'improgrammabile, cioè per esempio situazioni dove di utilizzare problem solving,
necessita un minimo di creatività, adattamento. Elasticità. Sì, sì. Loro sono un po' così. Loro devono programmare tutto prima, cosa che invece nella pallavolo, per quanto riguarda la mia esperienza, programmare, si può programmare un carico di lavoro, un allenamento, però può succedere di tutto. Il giocatore è stanco, eccetera, eccetera. Anche nella partita di pallavolo, questo è il bello delle sport di squadra, no? Che può succedere, tu programmi, prepari la squadra tua e l'avversario, lo studi, ma poi può succedere di tutto in partita. Ecco, loro, quando succede qualcosa di imprevedibile, non sono, rimangono là, impalati e non sanno come gestire, un minimo. Poi ovviamente non generalizzo troppo, perché ci sono molti giapponesi allenatori che sono molto bravi, però diciamo, secondo la mia esperienza, questo programmare tutto, anche le... Questo tutti, le persone che ho intervistato, tutte quante. Ma è impossibile programmare, questo è il bello dell'adrenalina che c'hai prima, la tensione che c'hai prima di una partita, no? Perché se no, se sai già come andrà la partita, se fai questo, questo e questo, ma non è un'equazione, no? Certo. Quindi le variabili sono tante durante il gioco. Così comunque, non potrei chiamarlo contro, perché alla fine è la loro cultura, è la loro modo di... Noi siamo ospiti, quello che dico sì, sempre. Esatto, quindi cambierei contro, cambierei la parola contro come differenza. Come dall'Italia dicono a volte, alcuni amici mi dicono, guarda, loro sono strani. Non è sono strani, sono diversi da noi. E loro, dal loro punto di vista, potrebbero dire la stessa cosa. Di noi, certo. Arriviamo un po' alla domanda, quella topica, diciamo, rapporti personali in Giappone, che è quella che faccio sempre a tutti, che è quella che poi vogliono sentire tutti quanti. Dai, rapporti personali, innanzitutto, passando il quarto anno qua in Giappone, ho potuto conoscere diversi amici giapponesi, anche italiani. E diciamo che il rapporto dell'amicizia in Giappone è un po' differente, credo. Per quanto riguarda la mia esperienza, è differente da quello, un rapporto che c'è di amicizia in Italia. È un rapporto che a volte è come se ci fosse una leggera barriera. Io, diciamo, sono fortunato perché ormai da un anno ho conosciuto anche degli amici che hanno giapponesi che hanno vissuto in Italia, tra cui c'è un amico Tasuku. E lui praticamente parla italiano meglio di me. Ha vissuto 5 anni a Torino, ha lavorato in un ristorante. Lui è uno chef, cucina bene pasta, la fa lui, fa tutto, dolci, tutto, pasta. E lavora a Nagoya. Con lui, per esempio, ho un rapporto molto più all'italiana. Cioè, molto aperto, andiamo lì, molto elastico. Lavora come un giapponese. Lavora tanto, come ci fosse un domani. Però lui ha ora questo rapporto qua. Invece per quanto riguarda gli amici giapponesi, altri amici, c'è sempre questa sorta di, no, tatemae, questa sorta di, comunque, di mostrare sempre che riporti rispetto. Non c'è questa mai schiettezza come nei rapporti italiani. Quindi è questo, la mia esperienza personale è questa. Veniamo all'ultima domanda. In questi 4 anni sono stati un'esperienza positiva? Ti penti di qualcosa? Rifaresti tutto quello che hai fatto? No. Risceglieresti di venire in Giappone? Assolutamente sono contento che abbia scelto il Giappone. E veramente, come a livello formativo, è un'esperienza davvero fantastica. Sia, ma non solo come allenatore, ma anche come persona. Sto imparando molte cose, sto conoscendo la cultura giapponese appieno e anche crescendo come persona, sicuramente. La rifarei, la consiglio a tutti almeno di venire una volta. Senti, ecco, proprio come dire, volevo fare un gancio nel settore dello sport, no? Che sì, è il tuo settore, indipendente dalla pallavolo. E credi che ci sia spazio per, ovviamente, professionisti come te, non uno magari che ha sempre giocato a pallavolo ma che non ha esperienza di tecnico, di gestione, eccetera. Cioè, è un mercato aperto allo sport per gli atleti e allenatori che vengono dall'estero, secondo te o no? Guarda, innanzitutto è un mercato che si sta aprendo, soprattutto in Giappone, sempre di più sembra che si apre in livello esponenziale, no, ma a livello molto lentamente, anno dopo anno.
Sicuramente il Giappone più della Corea e Cina, perché la Corea è molto ermetica. Ho amici in Corea che lavorano là, ma sicuramente è solo un allenatore solo, straniero. Invece in Giappone diciamo che vengono giocatori, per quanto riguarda i giocatori, in Giappone vengono giocatori che vogliono terminare la loro carriera qua. Vengono a fare cassa in Giappone? Diciamo che il 95% come succedeva nel calcio negli anni 90, ricordo. Beh, vedi Iniesta, visto il Kobe, sì. Per esempio, però comunque ci sono dei casi in cui ci sono squadre che hanno giocatori che non stanno terminando la loro carriera, quindi sono sempre delle eccezioni. Allenatori ultimamente, non per dire perché siamo venuti noi allenatori stranieri, però è un fatto oggettivo, da quando hanno aperto a più allenatori stranieri, sia primi allenatori e secondi allenatori, la qualità delle squadre è migliorata. È migliorata anche per il fatto che alcuni giocatori giapponesi hanno fatto esperienze fuori all'estero. Quindi ci sta nascendo questo interscambio, e anche con l'Italia ci sono alcuni giocatori giapponesi, vuoi Ishikawa, vuoi Nishida, il mio mancino. Insomma, giocatori che stanno facendo varie esperienze all'estero, quindi stanno crescendo il livello. Quindi il mercato secondo me si aprirà sempre di più. Grazie a tutti per aver visto questo video e grazie soprattutto a Federico. Grazie Tommaso, grazie a chi ci guarderà. Grazie appunto che ci ha dato questa intervista, ci ha fatto conoscere il suo punto di vista sul Giappone, perché ricordo sempre che tutte le persone che intervisto poi danno il loro punto di vista, non vogliamo essere una roba oggettiva, certo, eccetera. Sono esperienze. Esattamente, sono le nostre esperienze. Grazie ancora, seguite, ti posso cercare trovare da qualche parte? Su Facebook o su Instagram, Federico Faggiani. Perfetto, noi se volete seguitemi tutto quanto, noi ci vediamo al prossimo... Scusa, pensavo che ci fosse stato un incidente davanti. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone, ciao ciao. Ciao, ciao ragazzi.